Salve a tutti. Salve ragazzi, a tutti. Io sono Vrex e io sono Leon e vi diamo il benvenuto su Vrex Games. Come sempre. Intanto qua, allora, siccome facciamo una chiacchierata, metto facile. Sì, una chiacchierata molto tranquilla. Sì, quello che state per vedere oggi non è tanto un gameplay, ma è una... Abbasso un attimo perché io sono... Sì, abbassasi un pochino. È un free talk, praticamente una chiacchierata tranquilla tra me, lui e voi. Una cosa che non abbiamo mai fatto, secondo sì. Noi potrebbe essere carino. Sì, infatti, una cosa molto tranquilla fra noi e voi. Sì, allora intanto qua metto... Vai, accetta. Non perché non so giocare a modalità più alte, però questo è un gioco dove le cose vanno ragionate. Se parliamo tra di noi ci si distrae e perdiamo. Esatto, metto facile, sì, giusto esatto. Per mettere uno sfondo. Sì, sì, sì. Vabbè, saltiamo la scena introduttiva. E stiamo giocando a XCOM, il primo, che è uno strategico militare. Allora, qua vedi, puoi scegliere le varie basi, dove fondare la tua base, Nord America, Europa, Asia, Sud America, Africa. Ok. E ogni continente ha un suo bonus. Esatto. Vedi qua, l'acquisto, la produzione e la manutenzione dei velivoli, delle relative armi, costano il 50% in meno. Ok. Però questo ti può servire relativamente. Cioè diciamo più che altro ti serve dalla metà del gioco in poi. Okay. Che arrivano gli UFO, quelli belli grossi. Sì, sì, sì. Europa, laboratori scientifici e rimesse costano il 50% in meno. Ok. Potrebbe essere interessante, però addestramento ufficiale costa il 50% in meno. Il Sud America, le autopsie e gli interrogatori, perché vuoi fare anche l'autopsia agli alieni. Ah sì, l'avevo letto nel consiglio all'inizio. E vengono completati istantaneamente. Questo è utile perché quando fai un'autopsia passano anche un tot di giorni. Ah. Che poi li fai scorrere velocemente. Sì, sì, nel fai gioco, le missioni. Certo, sì, sì. Però nel frattempo possono intervenire anche gli alieni per fare i raid. Certo, sì, sì. Io di solito lo metto sempre in Africa perché tutti i guadagni sono del 30% sì, maggiorati. Sì. Quindi di solito io lo metto quasi sempre in Africa. Fa Africa o Sud America? Però io direi Africa. Sì, dai. Sì, è buono. Dai. Poi giochiamo in modalità facile, sì, giusto sì, per, è tranquilla, per chiacchierare sì, un sì. Po'. Conferma. Allora, di cosa parliamo oggi? Allora. Come avrete sicuramente notato, ultimamente io sono... ho fatto pochi video su YouTube. Ho fatto un periodo, cioè ero al lavoro. E poi dopo il lavoro ho fatto qualche video e poi sono scomparso di nuovo. Quello più che altro è stato... Questa è bella, Sì, sì. Praticamente ho usato uno shampoo sbagliato e ho scoperto di essere praticamente pseudoallergico a un componente che sta dentro uno shampoo, che non so come si chiama, e mi ha fatto venire tutta un'irritazione allucinante sulla testa. Vero. E quindi ho dovuto cambiare di corsa tipo di shampoo. Non potevo presentarmi a YouTube, cioè non potevo registrarmi con tutto uno sfogo rosso sì, sulla sì. Fronte, era qualcosa allucinante. Ah, ti faceva anche male, immagino. No, dolore. Prurito. Ah, prurito. Prurito bello forte. E guarda, prima che l'abbiamo fatto fuori. Perché vedi, i tuoi personaggi li devi posizionare sulla mappa sì. In modo strategico, tipo se c'è un alieno, metti caso qui. Ok. Non puoi fare il fuoco diretto perché c'è il muro davanti. Certo, quindi cioè, magari lo posizioni qua. Dietro, sì, sì, dietro la macchina. Però so. Vedi qui c'è scritto scatto. Ok. Ogni personaggio ha due azioni. Ok. Se lo sposti qui nel reticolo azzurro ne consumi solo una. E puoi fare un'altra. Se vai azione. Oltre due. Esatto, giusto? E passi okay. Il turno. Io ad esempio lo metto qua. E non è detto che il nemico rimanga sempre là, perché poi anche i nemici reagiscono. Possono spostarsi, fare. Certo. Ok, scatto. Vedi adesso io... sì. No, giusto, lui. Ah, mancava lui. Sì. Pensavo... Qui posso metterlo in guardia. Mettendolo in guardia, se qualcuno passa entro il suo raggio d'azione, gli spara. Il raggio d'azione è quello di arancione, quello. È una linea di tiro. Ah, è una linea di tiro, ok. Se si avvicina e passa in una possibile linea di tiro, gli spara, ok. Però più è lontano, più la percentuale di colpirlo è bassa. È bassa. Certo, è già certo. Capito, no? Sì, sì, sì. Lui è abbastanza esperto negli RTS. Sì. StarCraft 2. E allora, prima di, diciamo, parlare, dirvi le cose che volevo dirvi io, voglio lasciare la parola a Leon perché è tanto tempo che non lo vedete, anche io è tanto tempo che non lo vedo. Lui tempo fa mi mandò un messaggio su WhatsApp e mi disse di considerarlo come una comparsa, come un personaggio secondario, eccetera. Poi ne stavamo parlando giusto un attimo fa
e diciamo ha un attimo reinterpretato questo discorso. E quindi niente, lascio la parola a lui che vi spiegherà che cosa intendeva dire con questa cosa. Sì. Allora, no, in pratica diciamo che, come avrete notato, io non ho una costanza con i video, ovvero non ho una cadenza settimanale o mensile nella pubblicazione di un video. Quindi diciamo che più che altro per rispetto del canale, ma soprattutto per rispetto vostro e di Vrex, mi sembrava più giusto dire questa cosa, perché cioè considerarmi più come un personaggio secondario o un'apparizione, come ha detto prima lui, appunto perché non ho una cadenza fissa. E poi soprattutto in questo periodo ho avuto gli esami universitari, quindi materialmente parlo. Intanto qui c'è una scena, ci sono anche le scenette, sì. Così da azione. Sì, dicevo, in questo periodo appunto ho avuto gli esami universitari e materialmente parlando, ecco, a linea di tiro. Visto come si è posizionato bene, questo qui era quello che avevo consumato entrambe le azioni prima. Sì, ho visto, mi ricordavo, sì. E materialmente parlando, quindi ho molto meno tempo per fare video. E quindi adesso ogni tanto io e lui ci vediamo e registriamo insieme. Cioè la prendo molto più come una cosa tranquilla, sì, più come un divertimento, più che un impegno fisso o a cadenza, come dicevo prima, mensile, insomma. E niente, perché tutto se qua, se vi ricordate questo. Quindi non sono sparito, non abbiamo litigato, cose del genere. No, assolutamente. Ecco, no, questo va ad abbracciare anche a due o tre. Dove lo metto questo? Aspetta, questo che è più vicino, intanto mi vendico. Vediamo. Vai, un po'. Sì. Dai, fatto fuori. E va ad abbracciare anche un altro paio di argomenti che vi volevamo raccontare. Allora, come vi ricorderete, quando abbiamo cominciato la collaborazione io e lui, che eravamo ovviamente molto contenti. Ah, sì, 2 anni fa? Sì, nel 2015 era, sì. Abbiamo cominciato praticamente 2015, sì. A sfornare video su video e uno degli errori che avevamo fatto è registrare troppi video, tanto che mi ricordo il 15 agosto, quando abbiamo fatto il vlog sul pontile, era successo che prima di andare sul pontile avevamo guardato i video che ancora dovevamo caricare su YouTube ed erano datati anche tre mesi prima. Quindi avevamo caricare sul canale che erano retrodatati e di parecchio. Sì, è vero. Quindi avevamo fatto, perché ci eravamo lasciati trasportare da questa foglia. Sì, era un po' l'estro, questo estro che ci prendeva. Sì. Era divertente comunque. E avevamo trovato anche roba che nessuno al mondo, non è un'esagerazione, nessuno al mondo aveva all'epoca ancora portato sul canale. E ci ricordiamo esempio di Kanch. L'Earthless che gira nel cervello, quello lì rimarrà un classico. Sì, tante piccole perle del nostro canale che se voi andate a scavicchiare nella rubrica del bidone dell'umido le trovate. Sì, datate appunto 2 anni fa. Insomma. Seum, te lo ricordi? Sì, Seum, quello metallare. Quello anche bellissimo. Ed era una demo, Oppure anche Lumen. Lumen. Quello meritava. Allora qui li abbiamo eliminati, praticamente abbiamo spazzati tutti. La missione non è ancora finita perché c'è ancora qualcun altro da andare a trovare. Forse in queste zone buie qua in cui non c'è visibilità. Queste righe rosse ovviamente c'è un limite della mappa. Sì, il muro. Allora, siccome qui funziona però il muro, Cioè qua funziona. Sì. Sì, non è come nei giochi indie che troviamo. Qui però devi fare attenzione perché non avendo visibilità non puoi prevedere da che lato arriverà il nemico. Ah, ok. Quindi diciamo devi andare un po' anche di fortuna. Sì, diciamo un po'. Però quasi non vanno quasi mai qui a bordo mappa, quindi mettere dei personaggi guardia all'interno è piuttosto inutile. A meno che uno non voglia tagliare, perché qua giù c'è una porta. Quindi io direi consumo entrambe le azioni, lo metto qua. Ok. Che probabilmente, come ho detto, sono sull'altro versante, quindi sì, facciamo li faccio tagliare, perché altrimenti fare il giro del complesso è troppo lungo. Sì, infatti. E niente, poi considerando che lui ha avuto per appunto questo lungo periodo in cui ha avuto gli esami, ma non si tratta poi solo di esami, hai anche lavorato, mi dicevi. Sì, vabbè, lavoro part time, diciamo.
Poi fra l'altro quest'anno, vabbè, c'è stato uno sciopero universitario a livello nazionale che ha allungato il periodo degli esami, quindi è anche per questo che sono stato praticamente tutto il mese di settembre inattivo fondamentalmente, cioè non ci siamo proprio sentiti, quindi anche per questo. Poi quelle rare volte che ci sentiva su WhatsApp, lui come diceva, anche se lavora part-time, però era finito in cima a monte dove non prendeva il segnale. Ah, agosto, sì, sono Sì. andato un paio di giorni sì, in montagna, però vabbè, sì, lì è stato un periodo molto breve. E quindi niente, io durante questo periodo qua che ho lavorato, cioè l'estate, Sì, no? quest'estate. Poi, come ho detto, mi sono rimesso a fare qualche video e poi avete visto che sono risparito anch'io, perché come mai, a parte il problema che ho avuto di questo sfogo che mi era venuto, mi sono preso un attimo di pausa per fare un attimo il punto della situazione di me stesso come YouTuber, non come il canale Brex Games. Perché, come ho già detto anche in diversi casi, in diverse circostanze, ecco, qua se lo metto qui è totalmente scoperto, Sì, se sì. arriva qualcuno dal Perché poi veicolo. cos'è un generatore? La Sì, navicella, ma questa loro. sì, è un generatore alieno quello. Quindi io posso metterlo qua, ad esempio. Esatto, sì, ti conviene metterlo lì. E, come ho già detto in diverse circostanze, io sono su YouTube, dunque l'ho controllato, era il 20 dicembre 2000. 2009, sì, sono praticamente 8 anni che io sono sulla piattaforma di YouTube. 8 o 9 Sì, cosa? 2009 hai anni? detto? Sì, 8 8 anni, sì, anni, sì, 8 anni. ok, l'avevo calcolato bene allora. E ho detto, a parte che il primo canale che era Crimson Brex TV, Ah, sì, vabbè. che poi l'ho lasciato per diverse problematiche proprio riguardanti il fatto che avendo cambiato il nome, l'URL, cioè l'URL personalizzato rimaneva quello vecchio e quindi la gente che mi cercava non mi trovava, non potevo chiedere la partnership perché risultava ancora col vecchio nome e Ah, un quindi io casino, sì, insomma. non esistevo come canale. E quindi ho detto, sai che c'è anche i contenuti e poi non mi piaceva neanche il personaggio che avevo creato, perché volevo Vrex, ovviamente tratto da Mass Effect, e volevo creare un personaggio sempre incazzoso, no? Non era, diciamo, un personaggio molto capito dalle persone, e poi non era neanche un personaggio che mi piaceva poi così tanto, perché non lo so, non mi piaceva il modo anche di esprimermi, di rapportarmi con le cose, e quindi vabbè, ho dato questo taglio netto, Sì, sì, creando un sì. nuovo canale di partenza zero. Mi sono preso questo. Ah, vedi dove sono? Ah, eccoli. Sono dalla parte di là. E io ho tagliato il complesso per niente. Vabbè, insomma, per farla breve, come ho detto, mi sono preso del tempo per ragionare su me stesso come YouTuber. Nel 2015 ho creato Brex Games, lui è entrato nello stesso anno a fare video con me sul canale. Sì, che poi anch'io. Non so se ti ricordi che tipo all'inizio, 3 anni fa, avevo fatto un paio di video sui tutorial di Audacity, ti Sì, ricordi, ma vecchissimi? noi, esempio, ci si conosce da quando lui aveva 15 Ah sì, vabbè, anni. dalle superiori, poi si è persi di vista, poi si è No, rivisti. ci siamo conosciuti quando avevi 16 anni, poi ci siamo Sì, persi di vista e ci siamo rivisti alle superiori. C'è sì, stato proprio un buco di anni sì, nel mezzo. poi a Luca Comics anche ogni tanto ci si vedeva, ogni tanto io ti vedevo così. Sì, Luca che Comics, ecco, poi io ho fatto una sembra. cavolata. Però è la prima volta a Viareggio, era mi pare. I tempi che si usciva con Vabbè, Gianluca. sì. E niente, diceva, mi ha colpito perché ero proprio dritto Nella linea così. di tiro dritto, sì. E cos'è successo? Fermandomi a ragionare, ho detto dove voglio arrivare, no? Col canale, eccetera. Perché anche se il canale Vrex Games è aperto da relativamente da poco, io in 8 anni ho fatto comunque una certa esperienza in qualità di Ottimo YouTuber. lavoro, Quindi sta non in sono corso. uno YouTuber, Sul comandante. I come laboratori sono posso dire, stati anche se il aggiornati. canale Le potrebbe squadre essere attive sono emergente, pronte. io come YouTuber Siamo non mi pronti sento per emergente, perché Sì, 8 anni di esperienza certo. comunque ti formano. Sì. Emergente è comunque una persona che parte da zero. Quindi c'è questo contrasto, Sì, però certo. mi sono reso conto di tante cose che non vanno su YouTube. Prima di tutto, Soprattutto nell'ultimo anno c'è stato un cambio sì, drastico, ma non anche per le c'entra. regole, Però le regole non sono, danno fastidio, quelle che sono cambiate, Sì. ma non è Benvenuto tanto nel mondo quello. degli scopi. Ah, questo è il Conosci tizio Calibre che Alpha? ci. Abbiamo Un fatto per ora il progetto di tutorial. pace. Fornire supporto tattico.
alle Vabbè, operazioni dai. Militari. In pratica, io ho notato tante cose che non vanno bene. In primis, se vuoi avere successo, devi seguire delle regole molto precise, che non sono le regole che dicono i big di YouTube o le regole che sono scritte su come funziona YouTube, ma sono regole non scritte che però funzionano, e queste regole non scritte fanno schifo. Per esempio, prima di seguire i trend di YouTube. Cioè, anche quello fa. Per esempio, se in un certo periodo va di moda fare un video riguardo, che ne so, alle Lego, che ti adatti e fai il video sulle Lego, più o meno il concetto. Quello, diciamo, quello è marginale. Sì, ok. La prima regola su YouTube devi fare gameplay di Minecraft. Anche, sì. Quella sì, prima. Sì, anche, sì. Ma non gameplay e basta. Tutto il tuo canale deve essere incentrato su Minecraft. Perché se fai 100 video su Minecraft e ne fai uno di un'altra cosa, la gente smette di seguirti. Questa è una cosa che mi sta bene. Io ho provato a fare un paio di video di Minecraft, più che altro perché volevo testare un po' di mixing audio. Sì, ma anche perché non ce l'avevi mai giocato, mi pare. Sì. Quindi lo volevi anche provare, giusto? Cosa è successo? Che della gente che ha visto Minecraft si è iscritta, però poi ho ricominciato a fare Mass Effect, che era quel periodo là, e la gente si è disiscritta. È vero, me lo ricordo anch'io, che ti avevano anche commentato, mi avevano commentato, mi sembra, anche un video mio, sì. La seconda regola è fare gameplay di FIFA, ma non gameplay, spacchettamenti all'interno dei gameplay, perché nessuno vuole vedere il gameplay, vuole vedere gli spacchettamenti e le reazioni, gli spacchettamenti. Magari tu stai usando i cheat, sai già cosa ti esce nel pacchetto e fai le reazioni fintissime, ma chi se ne frega. Certo, poi il video lo puoi montare come vuoi, oppure in MotoGP. MotoGP anche va di moda? Sì. MotoGP. Questa mi mancava. Cioè, perché la gente non vuole vederti fare gameplay del MotoGP, vuole vederti giocare e fare arrivare prima alla mappa, quella rotonda, no? Sì, il circuito rotondo, infatti è bravo. Se tu non porti FIFA o MotoGP, il tuo canale non funziona. Il terzo, e questo è quello che sta andando molto più di moda, ma questo fin dall'alba dei tempi, però ultimamente, è fare flame, parlare male di tutti. Parlare male di tutti. Questo tizio parla male di uno, quello fa video risposta, e tutti siamo d'accordo nel dire che fa schifo, e chiunque faccia flame è la più bassa forma di vita microcefala che esiste sul pianeta Terra. Ma tutti seguono il flame, tutti si iscrivono perché quello youtuber mi fa schifo, tu parli male di quello youtuber che mi fa schifo, allora io mi iscrivo perché tu parli male di qualcuno. E diciamo che è gossip alla fine, un po' come il gossip nel mondo dello spettacolo, no? Sì. Cioè attira persone, sì. E quindi, arrivando alla somma, e poi ti faccio parlare anche un po' te. Sì, vabbè, tanto. A dove andiamo? Intanto Miami, morti, Australia? No, abbiamo. Ah, perché vedo l'omino morto deceduto. Sì, perché praticamente gli alieni stanno attaccando. Ah, rapimenti, ok, l'ho letto. Quindi possiamo. Allora, se andiamo a Miami, guadagniamo 4 ingegneri. E la missione è facile. Questa è moderata, guadagniamo 200 soldi. Ah, bello il simbolo. Soldi. E a Monaco invece 4 scienziati. Quindi scienziati, ingegneri o soldi? Ingegneri, vai, che ci sta ingegneri. Perché stai ingegnere. Esatto, no? I miei fratelli. Ok, e uno dei nostri soldati è pronto per una promozione. Modifica unità. Ok, questo diventa classe pesante. Vedi, c'è il mitragliozzo. Benjamin Ryan. Sì, poi ovviamente li puoi anche personalizzare, Etnia, voce, testa, carnagione, capelli. Poi vabbè, io ho la DLC, quindi c'hai anche una parata speciale. Cambia capelli, vediamo un attimo. Capelli, casco. Sopra. No, questo è il colore. Ah, rossi. No, ecco. Aspetta, vai sopra. Quello sopra cambia i capelli. La spazzola, rasato, cresta, oppure cosa c'è? Vabbè, i caschi. Ecco, no, cos'era? Così. Giralo. Giralo. No, non lo puoi girare. Aspetta, c'era una maniera per girarlo, come si faceva? No, davvero. Con questo no. No, vabbè. No, no, è vero, non lo puoi girare, è così. Bellissimo, però. Ah, c'era anche lui nera, però. Sì, va di moda, che se chi è una squadra militare che. Ok. E abbiamo sbloccato il lanciarazzi. Perfetto. E dicevo, come si parlava prima, abbiamo portato delle piccole perle. Roba che anche non ho mai visto gameplay su YouTube, adesso ci sono, però io magari. Noi eravamo i primi a averli portati nel mondo. Però il punto è questo, non avendo numeri nessuno guarda quello che fai. Non guardando quello che fai devi fare qualcosa di più commerciale. Facendo cose più commerciali vieni criticato perché non sei originale. Tornando a fare cose originali nessuno ti segue perché non fai cose commerciali. Sì, quindi di conseguenza
tutto è un cane che si morde la coda. Se tu poi arrivano i big, questi mi fanno ridere, i big che dicono: vuoi avere successo, i capelli blu, sì. Se vuoi avere successo devi portare cose originali. Se porti cose originali la gente non ti segue per due motivi: uno, non sei commerciale; due, non hai numeri, quindi poca visibilità, la gente non ti conosce. YouTube è una trappola. E quindi io mi sono, prima io cercavo in qualche maniera di farmi conoscere, di portare roba simpatica. Sì, ma anch'io un pochino ci ho provato, diciamo. E qualche persona con un po' di cervello l'abbiamo raccattata nel mentre. Guarda Anemone, oppure il tuo amico, quello che fa video in inglese. Ah sì, anche, sì. Virtual. Che salutiamo, eh. Quindi qualcuno con un po' di cervello l'abbiamo raccattato, però... E questo non lo diciamo per cattiveria, cioè non lo dico per cattiveria o perché me la voglio tirare, ma questo non basta. Questa cosa potrebbe bastare nei primi mesi di uno youtuber, ma dopo 8 anni, quasi 9. Sì. Quasi 9, uno vorrebbe vedere un po' di più, vorrebbe vedere dei risultati, che si possono chiamare risultati. Essere fermi a 180 iscritti, 200 iscritti, dopo 8 anni, non è un risultato, è una rimessa. Quindi io mi sono arrivato a un punto che mi sono veramente rotto le scatole di YouTube e avevo deciso di smettere di fare video, ma poi mi sono detto, sì, come ci sono già passato nella decisione di smettere di fare video. Ma poi nel periodo in cui non facevo video la cosa mi mancava perché mi divertiva farli. Sì. Allora ecco come affronterò io YouTube prossimamente. Più come un divertimento, esatto. Uno svago. Una cosa, quando glielo ci si vede, sì, è così, un proprio. Canale dove metteremo il nostro divertimento, chi lo vuole vedere lo vede, chi non lo vuole vedere... Pazienza. Importa, non me ne fregherà più nulla. Tanto ascolta, io guardando anche Life is Strange, che è un gioco spettacolare. Sì, beh, molto bello, sì. Arriva... anche Before the Storm. Sì, lo volevo portare, però siccome la gente non piace vedere i giochi belli, la serie aveva tipo 20 visual, 2-3 like a episodio, io ci sprecavo ore della mia vita per editarli, è stata una rimessa anche quella e l'ho dovuto interrompere. Devo portare Mass Effect 2, che l'ho promesso, ma non so anche quello lì quando lo porterò, e sinceramente lo porterò quando ne avrò voglia, cioè a questo punto non vale proprio la pena impegnarsi così tanto per dei risultati così pochi, così bassi, capito? Sì, diciamo che la prenderai un po' più come uno svago, come me. Sì, cioè, molto più easy, molto più... Una cosa tranquilla, fra amici. Gli amici sia noi che voi iscritti, giusto? Così proprio... Chi vuole ci segue, tanto chi è affezionato a noi ci seguirà sempre in ogni caso. Sì, quello sì, infatti. Tanto quelli che capitano, che poi quelli che capitano casualmente, poi, rimarrà comunque un canale di games, di videogiochi, di gameplay. Per dire, io poi ho notato anche un'altra cosa: persone che ci fanno domande, quando noi rispondiamo alle loro domande nessuno guarda le nostre risposte. Ma intendi nel video? Sì, cioè, qualcuno che magari ci dice: perché non provate a fare questo gioco? Noi magari rispondiamo e dice: grazie per avercelo suggerito, e quella persona non si fa più rivedere. Risentire, sì. Le persone, diciamo, casuali, no? Ah, quelli che magari vedono il video, fanno la domanda e poi si dimenticano magari. Sì, si dimenticano della tua esistenza. Oppure, cioè, io ritornando sempre al discorso degli 8 anni di YouTube. Sì, però te intervieni perché sto parlando solo io a ruota libera. Sì, no, ogni tanto. Cioè, vedo che parli a ruota libera, ti faccio parlare ogni tanto, quindi. Cioè, ti faccio parlare appunto perché sei a ruota libera. Dopo magari perdi il filo del discorso, ti dimentichi un dettaglio importante. Ma a parte che le cose importanti fondamentalmente sono queste, cioè io adesso YouTube i punti del video era proprio questo, no? Ecco, vedi, ad esempio adesso è lontanissimo, però se gli sparo un razzo lo becco. Ah sì? Vabbè, zac, bello. Ah, tutto lo schermo bellissimo. Però devi fare attenzione, perché se lanci un razzo che fa tipo la cupola e la zona d'impatto, se ci sono i tuoi alleati nei dintorni, fa danno anche agli alleati. Esatto. Ok, esatto. Continua, la seconda missione è andata. Dicevo, come dicevo prima, sono 8 anni che io sono uno youtuber,
vorrei vedere dei risultati, anche se il canale, questo qua, è nel 2015. Ho provato ad esempio con delle collaborazioni insieme a Porta Games, sì, l'ho visto anch'io, sì, sì. Anche se Hans Antonello all'inizio non lo conoscevo, quindi ero un po' sul chi va là, no? Invece è diventata una cosa proficua, siamo diventati amici. Però una collaborazione. Sì. YouTube è bello anche per questo, sì. No? Comunque si conoscono persone nuove, si fanno nuove amicizie, insomma. Però è bello anche per questo. Una collaborazione non basta. E proprio anche nelle linee guida di YouTube, questa è la dottoressa che ci introduce al laboratorio, dove possiamo fare le autopsie degli alieni, e in base alle autopsie possiamo ricavare dei dati che ci servono per costruire corazze e nuove armi. Ah, addirittura. Quindi avvia un nuovo progetto di ricerca. Direi frammenti di alieni, vedi? Xenobiologia, bellissimo. Avvia progetto. 8 giorni, vedi? Normale. Normale chiaramente 8 giorni nel gioco. Sì, sì. Sì, no. Sì. No, non è. E guarda che far passare i giorni non è sempre facile, perché a volte facendo passare i giorni ti arriva un commilitore alieno potentissimo, mm-hmm. quando le armi che a te servono per affrontarlo sono ancora nei tempi di ricerca. Ah, allora è un problema. Quindi ti puoi dare la zappa sui piedi da solo, sì, se non stai attento. È interessante questo lato, sì, è un'arma a doppio taglio praticamente. Quindi devi stare attento a tutto. Però modalità facile, vabbè. Sì, va sì, sì, è easy. In via intercettori abbiamo intercettato un UFO. Okay. Adesso mando un caccia. Funziona così praticamente. Adesso io non ho comandi a disposizione. È in automatico. Ah, ok, hai fatto tutto da solo. Qui appaiono dei comandi, perché anche l'UFO spara, e quindi noi possiamo dirgli schiva, avvicinati e contrattacco, eccetera. Non avendo al momento sbloccato ancora comandi, c'è questo filmatino e continua fin quando uno dei due non cade. Ti dà il rapporto finale della missione, insomma. E adesso scendiamo sul luogo dove è precintato l'UFO per recuperare i materiali. Ah, buono. Vedi, in via Sky Ranger. Cioè la squadra sì e possiamo rimuovere. No, non rimuovi ancora. Ecco, cecchino, lui è stato diventato un cecchino, vedi? No, bellissimo. Cioè, è sempre uno spettacolo. Perché quello col moicano di metallo, te lo ricordi? Quello col casco rosso e il moicano di metallo. Ah, è vero, sì. Nel 2. Che spettacolo. Quanta ignoranza, bro. Sì. Abbiamo missione. Per dire, no, allora, noi avevamo, perché come dicevo prima, YouTube è bello, ma quando dopo ho perso il filo del discorso. Dicevo, dopo 8 anni che uno vuol vedere dei risultati, sì, sì. Ho provato a fare delle collaborazioni o a richieste di sponsorizzazione, sai quelle cose tipo, sì, ti iscrivi al mio canale, io citerò in un mio video il tuo canale nelle sponsorizzazioni, no? Una cosa molto easy, non l'avevo mai fatta, però intanto per guadagnare qualche visual, qualche iscritto, insomma, ci hai provato, qualche tentativo. Ed è stato disastroso, perché era il periodo che avevo fatto due gameplay di Minecraft. È arrivato quello lì che, ecco, il momento di Vrex Games, nel suo canale tratta principalmente Minecraft, 10 consigli per andare a Luca Comics, ok, iscrivetevi al suo canale. Ok, c'erano i consigli per andare a Luca Comics, ma principalmente tratta video di Minecraft. La gente che ha ascoltato non m'ha cagato minimamente. Ah, è vero, me lo ricordo quel video lì, sì. Ma sì, porca miseria, ricordo, ma vai a vedere sotto, non 20 anni indietro, sotto Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect, gioca la bidone, Mass Effect. Sì, era il periodo che uscivano i gameplay di Mass Effect 1, vero? Sì. Scusa, due gameplay di Minecraft, tratto principalmente Minecraft. Quello è semplicemente stato uno che non ha guardato il canale, però mi ha sponsorizzato e la sponsorizzazione è stata sbagliata, quindi più dannosa che altro. Sì, sì. Infatti le uniche persone che sono venute a guardare il canale sono stati dei bambini che poi non hanno più trovato Minecraft e quindi non hanno seguito. Quindi il risultato finale è inutile. Risultato negativo, quindi. Anche perché comunque all'inizio, poi con YouTube, un po' come tutte le cose alla fine, no? All'inizio uno è, diciamo, un pochino più spronato, perché una cosa, almeno per me, era una cosa, diciamo, nuova, no? Sì.
quindi diciamo che ero anch'io un pochino più spronato, più preso, poi dopo chiaramente, come tutte le cose. E lui, vabbè, te sei stato fortunato perché anche se eri molto impacciato all'inizio, ti sei subito approcciato con una persona che era già molto aperta e quindi in poco tempo ti sei aperto anche te. Sì, quello è vero, quello è assolutamente vero. Non ci hai messo gli anni come ci ho messo io per aprirmi con una camera. È vero. Perché cioè comunque anche caratterialmente mi ha aiutato molto questa cosa comunque. Anche perché poi io ho visto che ti concentravi di più su di me che sulla camera. Sì, è vero. No, per dire, 2 anni fa ero impacciatissimo, cioè ci sono i video tanto, è inutile che... Cioè, sì. Il primo video abbiamo fatto ero insieme. Ero impacciatissimo, un ceppo di legno, quindi cioè... Poi dopo, come tutte le cose, fai pratica, prendi fluidità. Poi vabbè, YouTube sì, 2 anni fa mi sembra che avevamo iniziato con il primo video di Steam, mi ricordo. Sì, era un video su Steam, però in quel periodo andava di moda su YouTube, non mi ricordo adesso, mi sembra sempre Minecraft andava di moda. E quello non passerà mai. Quello è un must, diciamo. Però se fate anche un veloce reso conto di quello che abbiamo fatto sul canale, noi di idee ne avevamo tante, in teoria ne abbiamo ancora tante. Non stiamo tanto a guardare quello che fanno oltre oceano, non stiamo neanche a guardare tanto quello che fanno quelli italiani, noi facciamo quello che ci va di fare. Per dire, te ricordi la busta delle idee? Ce l'ho ancora nel cassetto. Sì, la ricordo, sì. E purtroppo è sempre il discorso, non fai roba commerciale, quindi la gente, i numeri non si alzano perché la gente non ti conosce, non conoscendoti la gente non può sapere quello che tu fai anche se fai cose originali. Se ti abbassi a fare cose più commerciali, la gente poi ti insulta perché non hai una ricopitizio, ricopicaio, non hai una, come posso dire, un carattere tuo, una tua personalità. Sì. Personaggio, quello che vuoi. E uno dice, ok, ma scusa Brex, non puoi andare avanti semplicemente facendo quello che fai senza stare tanto a occuparti di quello che pensano gli altri? Ma non è questo, altrimenti avrei già smesso da un sacco di tempo. Ma il punto è sempre questo: io non posso andare avanti all'infinito avendo una vita vera, problemi veri, un lavoro, un domani spero di trovare moglie, insomma, andare avanti all'infinito e caricare video su YouTube per 7 like, 5 visual, cioè no, al contrario, scusa, 7 visual e 5 like, se no non torno nei conti, però il punto è quello. Puoi portare la roba originale quanto vuoi. E poi un'altra cosa che mi fa incazzare, questo è veramente una di quelle cose che mi ha fatto pensare basta con YouTube, porti qualcosa di originale, nessuno ti conosce, come ho già detto 1000 volte. Okay. Arriva quello che magari capita casualmente sul tuo canale, lui c'ha 45 miliardi di iscritti, vede quel gioco, vede che in pochissimi l'hanno portato, lo porta lui e dice ah, e lo porta, cosa ho portato, cosa ho trovato. C'è stato qualcuno che ha parassitato dai nostri... Sì. Non voglio fare nomi, però se cerchi alcuni dei nostri giochi su altri canali, vedi che altri canali che magari sono nati nel 2016 e hanno già 14.000 iscritti. Allora noi che cosa abbiamo di sbagliato? Siamo in due, cerchiamo di far divertire, ci divertiamo noi. Sì, come prima cosa noi, sicuramente. Capisci che c'è qualcosa che non va, qualcosa che io so da quando ho iniziato a fare YouTube che sto cercando di capire, non capisco. La Olivieri, chi cazzo se la fila la Olivieri? È una ragazzina che fa video, parla anche di scuola, quindi principalmente viene vista da ragazzine e da bambocci arrapati, ok? Non so chi sia, però cioè mi fido di te. È una che ha scritto un libro. Vabbè, ma ormai scrivere libri è diventato, diciamo... Ed è stata invitata a Robix. La gente che appunto non la conosceva sotto questo annuncio diceva ma a me sembra giusto dare spazio a youtuber emergenti, allora perché io non sono mai stato invitato a un evento? Solita cosa, non sono commerciale, la gente non conosce perché i numeri non si alzano. Allora Brex, fai qualcosa di commerciale, no? Che cosa te ne frega? No, perché io voglio fare esclusivamente quello che mi piace fare a me. Io ho già sbagliato una volta a interrompere qualcosa che mi piaceva perché non era commerciale. Life is Strange, io l'ho interrotto perché nessuno lo seguiva.
e ho sbagliato perché è un gioco spettacolare, se la gente è demente e non lo capisce, devono essere problemi delle persone e non problemi che riguardano me. Lo so, io sono duro, sono testardo su questa cosa, perché fare un giochino così, tipo, non mi ci vuole nulla fare portare un gameplay su FIFA, tanto se faccio mille video di Mass Effect uno lo posso portare su FIFA, chi se ne frega, ma se a me non piace qualcuno mi costringe a farlo, cioè, lo fai un po' contro forza, diciamo, in quel caso lì. Sì, ma poi perché sicuramente tutti quelli che lo vedrebbero capirebbero allo 0,83 decimi dall'inizio del video che è un video falso quello, con le reazioni false e tutto. E scusate, quella porta lì che cos'è? Questa qui è l'ingresso all'UFO. Ah, ecco. No, la vedevo tutta sbrilluccicosa, blu. No, parla, no. Parla un po' te, perché sennò parlo solo io, veramente. Per quanto riguarda YouTube, ma cioè mi pare che abbiamo già ampiamente detto tutte le cose. Almeno la mia situazione l'ho chiarita, la tua situazione l'abbiamo chiarita. Sì. E di altre cose cosa ci può essere? Io ne ho altre tante di cose da dire, però come non voglio monopolizzare la piazza, perché sei tu quello che è mancato da... Cioè, sì, sei sì. Tu di, voglio che sia tu la star del sì, momento. Sì, sì. E... su YouTube non saprei. No, ma anche di cioè praticamente di altri anche YouTuber, magari cosa seguo. Ecco, questo qui è un nemico particolare. Okay. Speciale, cos'è, un eroe? No, se non è un eroe, è praticamente fatto con la stessa con lo stesso materiale del generatore delle navi aliene. Ah, ok, ho detto eroi perché su StarCraft ci sono gli eroi e mi ricorda un po' quello, capito? Però vedi che è debole comunque di salute, sì. Fa male d'attacco, però questo qui deve essere catturato e studiato per avere anche altri dati. Per mandare avanti le ricerche, queste sì, cose. Sì, per sì. Avere anche armi più potenti, corazze più potenti, eccetera. Però serve uno storditore, lo storditore ancora non ce l'abbiamo, lo dobbiamo creare in laboratorio. L'abbiamo quindi incontrato... conviene catturarlo, allora, sì. Conviene ferirlo, giusto? No, no. Perché le nostre armi infliggono fino a 4 punti danno. Se lo attacchi direttamente lo ammazzi. Ah, e allora come fai? Lo catturi, ti avvicini e lo catturi? Esatto, gli devi proprio andare davanti al naso. Ah, okay, ok. Però soltanto dopo che hai creato lo storditore. Ok. Siccome è la prima volta che l'abbiamo incontrato, non ce l'abbiamo ancora. Ok. E quindi va per forza ucciso? La prima missione sì. E dicevo, sì, siccome io ho tante passioni fuori da YouTube, parlando un attimo un di po' ciò esterno, che riguarda fuori da YouTube, sì. No, me l'hanno ammazzato uno, vedi? Perché io stupidamente... Eccolo col coi capelli blu, no, l'eroe! Il capitano, vabbè, perché io l'avevo messo il qui a casa. Il capitano Cino. Due delle mie più grandi passioni sono leggere... Oh, l'hai preso? Sì. Buono. Sono leggere e scrivere. Leggere cosa? Io avevo già nel primo canale recensivo tantissimo i fumetti e i libri. Mi sbaglio un video anche qua l'avevi fatto su Grex Games. Sì, che era la recensione del primo fumetto di Mass Effect. Sì, me lo ricordo. Perché volevi fare la rubrica dei fumetti e libri dedicati ai giochi. Sì, mi ricordo. Esatto. Che avevi anche il libro di Resident Evil. C'ho tutta la collana lassù. Sì, mi ricordo. Mi ricordo bene. Però questa è poi stata un'altra cosa che ho scoperto a mie spese: la gente che legge in Italia, cioè i lettori ce ne sono tanti, ok? Però metà di queste persone non lo ammette apertamente. Non so perché. Non lo ammette apertamente? Perché altrimenti è perché se leggi sei uno sfigato senza vita sociale. No. Non ha senso, vabbè. Pensavo quella categoria di libri non erano letti da tante persone anche in Italia. Questa è l'altra parte. Quelli che leggono in Italia, e sono pochi comunque a livello nazionale, quelli che leggono in Italia non leggono libri dedicati ai giochi. Quindi quella sarebbe stata una rubrica controproducente. Perché poi io mi stavo appassionando alla letteratura trash, perché i libri di Resident Evil fanno cagare dal primo all'ultimo. Fanno ridere. Sì, sì. Quindi volevo fare una sorta di rubrica di letteratura trash. Sì, un ma po' non avrebbe attirato niente. Una cosa anche divertente, no? Una cosa... Che non l'ho vista io su YouTube, però per forza non l'ho vista perché non attira. Capito? Sì, quindi era un'idea magari carina, ma non attira. Purtroppo. Diciamo che hai fatto delle tue considerazioni.
non l'hai portata per quello, appunto. Esatto. Ecco. Nuovo oggetto. Biologia, guerriglia sperimentale, vabbè, andiamo avanti. 40 minuti. Sì, sì, ora cerchiamo di concludere. Io prima, un anno prima, attenzione, un anno prima che io cominciassi a fare, sì, va bene. Sì, un anno prima va bene. Che io cominciassi a fare YouTube, quindi nel 2008, io avevo scritto le prime 8 pagine di una storia fantasy barra fantascienza che poi è diventato un vero e proprio romanzo, libro proprio, quindi alto, che supera le 250 pagine, quindi una storia vera e propria con personaggi caratterizzati, un mondo, una trama e tutto, un universo suo. Sì, sì. L'ho fatto leggere anche a diversi insegnanti di lettere e ancora oggi non sono riuscito a pubblicarlo, ok? Io infatti ho paura che se un domani io riesco a pubblicare qualcosa di mio venga criticato. Oh, ecco qui una nuova cagata scritta da uno youtuber. Ah, no, okay, no, e che cavolo, perché io le cagate scritte dagli youtuber so cosa vogliono dire. Ho scritto un diario. Allora, la scrittura a diario vuol dire che c'è il protagonista che affronta una situazione e a ogni pagina mette la data e parla al prima persona e parla al tempo presente. O al massimo racconta un aneddoto usando il passato remoto. Questa è la scrittura a forma di diario. Io sono sempre stato bravo in letteratura, in lettere, insomma in italiano, in grammatica, sì. Ok? Quindi queste cose le so. Se tu, youtuber, vieni a dire ho scritto un diario, vai a leggere, prima pagina vuota, seconda pagina bianca, terza pagina bianca, quarta pagina, che poi c'è la data in alto, quindi dice cavolo, quattro pagine, è una storia scritta a diario, poi mi sono reso conto che era un diario di scuola. Allora tu non hai scritto un diario, hai fatto un diario di scuola. Ma l'hai visto veramente? Sì. E dove? Cioè, in edicola? Sì. No, io non l'ho mai visto sinceramente. Ma forse capito? Perché vado proprio in edicola. Allora io posso capire che la gente dopo un po' c'ha per le scatole piene. Il pregiudizio comunque è sempre più forte comunque. Perché ormai praticamente quasi tutti gli youtuber, cioè almeno io ero rimasto che... Sì. Ero rimasto che tantissimi youtuber italiani avevano fatto dei libri. Che l'ho vista anche in libreria, tra l'altro, alla Mondadori. Ecco. Sì, la Mondadori l'ha fatto. E questi youtuber che cos'è che scrivono? A parte un paio che uno scrive ricette di cucina e l'altro ha fatto un libro sull'arte. Ci può stare però le ricette di cucina. Cioè può essere anche una cosa però anche simpatica. Uno l'ha fatto. Ah, ok, un altro fra tanti ha fatto un libro dedicato all'arte. Mm-hmm. Ok. Togliendo questi due in croce, sì, sì. Nel mondo dei libri scritti da youtuber troviamo sempre autobiografie o storia del canale, perché non sanno scrivere altro. Io ho scritto anche delle sceneggiature per dei fumetti che poi spero, in base anche a delle persone che dovrò incontrare, sì, qui devo disattivare queste qua che sennò esplodono, devo incontrare delle persone a Luca Comics che se le cose vanno bene diventerò poi lo sceneggiatore barra scrittore della trama di un fumetto che si spera vedrà poi la luce, perché io... Luca Comics di quest'anno? Sì, esatto. Ma mi ricordi che l'anno scorso ti aveva fermato un ragazzo, eravamo dentro lo stand, quello in piazza principale, tipo ti eri fermato a parlare con un ragazzo, era lui? Sì, sì, era lui. Con i capelli lunghi mi pare. Mm-hmm. Sì, sì, ok. Sì, no, lui era l'addetto alla pubblicità. Ah, io okay, prima okay. Stavo parlando con un altro ragazzo che avevo conosciuto a un evento che avevo pubblicizzato. Sì, sì, sì. Perché andavo agli eventi anche a pubblicizzare. Un modo comunque per fare qualcosa di simpatico per il canale e al tempo stesso guadagnarci qualcosa. Sì, sì, sì. E anche per aiutare comunque la fiera, insomma, l'evento. Più che altro io volevo soltanto dire una cosa che non ho mai detto, questa cosa sempre per paura, ma adesso non me ne frega più niente, perché come ho detto YouTube lo prenderò solo come divertimento. Non me ne frega più niente, né delle critiche, né... Cioè... Quindi io ho scritto un libro che non l'ho ancora pubblicato, l'ho messo nel cassetto a prendere polvere. Mentre stavo cercando qualcuno a pubblicarlo, ho cominciato a scrivere una seconda storia di genere fantascienza cyberpunk, molto cruda. Quindi le scene, ad esempio, se uno spara in testa un altro, la scena è anche molto descritta. Sì, sì, cruenta. Sì, abbastanza cruenta. Poi, siccome c'era la possibilità di trasformarlo in un fumetto, l'ho messo in pausa. E poi quell'occasione lì è sfumata e io poi ho perso, diciamo, l'ispirazione per quella storia.
e l'ho messa in pausa. Adesso sto scrivendo un'altra storia fantascienza, solo fantascienza, e questo ho perfettamente chiaro dove voglio andare a parare, cosa deve succedere, cosa non deve succedere, i personaggi, e la cosa buffa è che sono praticamente appoggiato anche da un ragazzo straniero, okay, che lui online crea modelli di mecha. Ah, okay. Quindi io, conoscendo questo ragazzo, ho detto: guarda, posso prendere questi mecha, i loro nomi, per inserirli nella mia storia? Ho detto sì, ok. Ah, perfetto. Ma anche quello che aveva lo stand a Lucca dei mecha? No, si sta parlando proprio di una persona che vive oltreoceano. Ah, ok. Che ho conosciuto online. E ha creato proprio una stanza online dove la gente, comprando con soldi veri questi mecha, certo, si possono affrontare nelle arene virtuali. Insomma. E siccome sono... io lì ho creato un mio avatar femminile, perché sì, mi garba la gnagna, quindi l'ho creata femminile, che è un pilota di questi mecha. E siccome ci ho fatto amicizia con questa persona, mi ha detto: guarda, allora ti promuovo a organizzatore di eventi. Mi disse: no, basta, quello che devi fare è prendere i contatti di quelli che sono nella lista, che sono iscritti, okay, a questa stanza, e mandare un avviso per quando ci sarà l'evento, così la gente arriva con i loro robot e combatte, e no? Combatte, sì, però sì, magari se ci vuoi mettere anche un po' di background, cioè te la sto riassumendo, è una conversazione in inglese ovviamente, sì. Ho detto: ok, figa questa cosa. E ora non voglio raccontare troppo, perché sarebbe, primo, uno spoiler, secondo, qualcuno potrebbe fregarmi l'idea, e questa è una cosa su cui ho terrore. Diciamo che scrivendo il background per un evento che sarebbe svolto soltanto in questa stanza virtuale, da quello che ho scritto ho preso lo spunto per creare questa storia di fantascienza. Cioè, tu guarda, questa storia, se io la allargo, la amplio, potrebbe diventare effettivamente qualcosa di figo. E quindi parte, cioè quello che posso soltanto dire è che parte in una maniera abbastanza già vista, nel senso, parte in maniera molto tranquilla, che magari ricorda anche qualche anime, però quello che succede, tipo Fullmetal Panic. Ah, Fullmetal Panic, sì, me lo ricordo. Però quello che succede, diciamo, dal capitolo X in poi, è una cosa che stravolge totalmente. Quindi parte nel senso, diciamo, questa cosa qui l'ho già vista, che storia è, ci hanno fatto anche videogiochi fatti così, quando poi arriva a un certo punto, dico: ah, allora succede questo? E cosa succede più avanti? Capito? Sì, c'è un po' il mistero, no? Un po'. E io sono veramente un vulcano di idee. Sì, se devo scrivere queste cose, io sì, la sì, fantasia, cioè, io ho anche copertina forse, cioè io il capitano, sembra, sì, sembra quasi che io me la stia tirando. Intanto sto abbandonando il gioco, io sembra quasi che me la stia tirando, però. Ah, ma i turni rimangono sempre a tre? Ma perché non hai finito il turno? No, ho finito il mio, ah, sì. Ah, ok, infatti. Sembra che io me la stia tirando, dicevo, però io ho studiato, cioè ho anche pensato a un videogioco. Sì, non vedrà mai la luce, perché non la vedrà mai. Fatto con Unreal Engine 4, tutto che funziona come deve funzionare, con i personaggi animati. I personaggi sono due, che tra l'altro sono due, nel senso, un ragazzo e una ragazza. Lui è un giornalista e lei, devo ancora studiare il background, okay. E lei è basata su un'attrice reale, ovvero Megan Ori. Ok, forse di faccia sembra per vedere, ma comunque così a nome non... Ok, insomma, mi stavo ispirando talmente tanto, ho detto: ok, di nemici ci mettiamo cosa? Ci mettiamo mostro X, che qualcuno potrebbe dire: ma guarda che ne hanno fatti talmente tanti di giochi con questi mostri. No, perché il mio mostro è particolare, è così per via di un qualcosa, eccetera, eccetera. Sì, insomma, tutta la sua descrizione. Ma il fatto è che poi sarebbe anche una specie di survival horror, in cui devi anche craftare le armi. Una specie di Resident Evil misto. Sì, però non noioso come Minecraft, nel senso del craftaggio delle armi. Sì. Nel senso che lì tipo effettivamente qualsiasi cosa che trovi letteralmente nello scenario, con un po' di inventiva e del nastro adesivo, può diventare qualcosa con cui puoi difenderti. Ah, ma tipo The Forest? Quello che sei in mezzo alla foresta? Sì, però quello è già troppo dispersivo. Lì c'è un obiettivo da raggiungere. Sì, ho capito. Cercando poi di raggiungere quell'obiettivo, magari conosci anche altre persone con cui fare amicizia, eccetera. Sì. Però quello, il livellaggio, io l'ho studiato in una maniera particolare che non esiste
non è mai stato fatto un gioco del genere con questa modalità che ho in testa io. Con questa modalità di livellaggio, sì, cioè di progresso del personaggio. Detto, no, per la cosa che ho in testa io non è mai stato fatto. Quindi sarebbe una cosa originale, però tanto è un... Forse sono io che sono un po' pessimista, ma è un progetto che non vedrà mai la luce. No, magari che ne sai in futuro, se te tieniti comunque il pallino, poi magari in futuro avrai occasione. Poi tanto andando a Lucca Comics o comunque a queste fiere, ma il problema, ci sta che incontri qualcuno. Il problema grave è questo, in Italia non esiste, nessuno. Cioè, ti puoi trovare la persona che magari ti disegna bene, magari la persona che sa anche scriptare bene le cose, ma se vogliamo creare effettivamente un team per creare un gioco, in Italia è impossibile. Dici? Cioè, sì, semi impossibile. Diciamo che ci vuole molta fortuna anche secondo me, anche per YouTube, insomma in generale per queste cose, perché alla fine sono dei lavori creativi, no? Dove te crei qualcosa di tuo. E per ci vuole farlo... tanta fortuna secondo me anche. E oltre oltre al fatto del discorso tutto di prima anche di YouTube, del commerciale e tutto. No, per appunto. Però secondo me devi essere anche molto fortunato. Per esempio Zeb, ora lo cito. Vabbè, sì, lui ha fatto comunque un iniziato... gioco suo. Sì, sì, no, dico, ha iniziato 2000 anche lui, no? 2007, 2008, quando è? Cioè, nel senso, all'inizio, a parte che YouTube una volta non è che era... Diciamo che i primissimi YouTuber, ecco, i primissimi, anche loro sono stati molto fortunati perché appunto sono stati i primi a essere sulla piattaforma, capito? Questo... Ecco, mi ha sparato, no? Non mi ha ucciso, però... La ferita è andata nel panico, quindi finché il panico non gli passa, il battito cardiaco questo personaggio non lo posso usare. Ah, ok. Poi sì, anche per quel discorso lì della storia, di creare un team, anche lì ci vuole tanta fortuna perché devi trovare le persone giuste. Molte volte ti servono anche dei contatti, purtroppo. Che siccome io purtroppo i contatti sono... sono cosciente di non essere una persona fortunata. Se io volessi tentare questa strada, cercare contatti eccetera, dovrei totalmente staccarmi da YouTube, perché YouTube in quel caso diventa effettivamente un impedimento, perché registrare video, perdere, stare lì a editare eccetera, mentre magari dove impieghi il tuo tempo nella creazione di un progetto da presentare a qualcuno che magari te lo sponsorizza, sì, sono due mondi diametralmente opposti che collidono. Quello sì, è vero, quello sì. Diametralmente, cioè, porca me, io non riesco a far fruttare questo. Ma vedrai tanto alle fiere queste persone, devi essere fortunato ad una fiera di trovare le persone giuste. Poi i contatti, quelli sono fondamentali, anche per YouTube i contatti sono fondamentali. Però vedi anche oggi, è oggigiorno, dico, nel senso, oggigiorno, ma anche già nel 2016, l'anno scorso comunque. Però scusa, anche parlando di contatti, la gente non ti caga se non sei qualcuno. E come fai a diventare qualcuno? Quello purtroppo. Cioè, io sono, tra virgolette, diventato qualcuno nei 50 metri intorno a casa mia perché ho fatto per diversi anni il pizzaiolo, quindi la gente mi conosce. Ma non credo che un pizzaiolo che scrive, che scripta, cioè che scrittura un gioco venga calcolato. Capito? Sì, ho capito quello che intendi, sì, sì. E niente, siccome questa idea comunque ce l'ho in mente, nel frattempo ho scritto che la sceneggiatura di un fumetto, come dicevo prima, che questa la devo presentare a Lucca Comics. Ah, ma fra l'altro mi sono ricordato che avevi come altra idea per il gioco, ne avevi detta un'altra. Sì, occhio perché potrebbe essere spoiler, eh. Ah, allora, vabbè. Dimmela nell'orecchio. No, che c'era un licenziato che faceva il... Ah, no, ecco, quella era un'altra idea del gioco che me l'ero dimenticato. Me l'avevi detto l'anno scorso, due anni fa. Era un'altra idea per un gioco, praticamente. Qua perché ragazze, questa la posso dire tranquillamente, sì, perché sì, tanto anche se qualcuno mi ruba l'idea, almeno si crea un gioco divertente, anche se magari lo fa con Unity. Era un gioco comico che trattava... Sì, così vicino, mancato. A volte lo manca, anche se è troppo vicino. È un gioco comico che trattava l'argomento della disoccupazione. Praticamente un impiegato di un'azienda che lavora per tanti anni in quell'azienda, quindi dovrebbe aspettarsi insomma una promozione, e invece viene licenziato perché il titolare praticamente raccoglie tutte le buste paga dei dipendenti e se ne intasca per sé tutti i soldi, ok?
Quindi nessuno, l'azienda fallisce ovviamente, lui c'ha, con l'elicottero viene preso, viene portato in un'isola caraibica, no? E quindi lascia tutte le persone alla fame. Con la bocca asciutta. Insomma. Il nostro protagonista, la prima missione è quella di praticamente entrare illegalmente nell'ufficio per scoprire cosa è successo, magari trovare anche delle prove, e trova in un album delle foto di uno yacht. Sì. Quindi da lì ricollega al fatto che tutti i soldi che lui ha preso, senza darli ai dipendenti, si è comprata la barca, sì, sì, no? Sì, sì. La nave. Allora lui per vendetta e per non morire di fame, cioè per non morire di fame, diventa uno spazzino, no? Uno spazzino, e poi l'ha detto a quello che praticamente va a svuotare le fogne con quel carretto. Sì, attacchi sì, il tubo bravo, e sì, praticamente sì, aspiri le fogne e porti tutto il liquame alla discarica, sì, no? Sì, sì. E invece cioè, praticamente aspira il liquame dalle fogne, ma sul tetto, grazie a un amico che anche lui è stato licenziato e ha la fame, però si gli garbava a smanettare col saldatore, eccetera, costruisce un cannone e lo mette sul tetto di questo camioncino e va con questo camioncino a sparare proprio i liquami su tutte le proprietà che negli anni il capo si era preso coi soldi degli altri. E l'obiettivo è proprio riempirle tutte. Sì, sotterrarlo nel liquame. Tutte quelle che ci sono, sì, sì. E siccome può intervenire anche la polizia, avevo anche pensato alla maniera per sfuggire dalla polizia. È vero. Nel senso, è presente quando tu vieni colto in flagrante? Tipo GTA San Andreas? No, che sì, la città meno, sì. Eh? Però nel senso, quando tu vieni conto il fregante, allora ti guardi dall'altra parte che inizi a fischiettare, no? Stessa cosa. Sì. Questo qui comincia tra l'allero, tra la fischiettare, no? Capito, la polizia ti sì. guarda e poi va via, ok, no, questo non ha fatto una niente. Una specie di modalità anti-sgamo. Sì. E vabbè, le idee io ce l'ho. E dicevo... Ah sì, dicevi, sì, sì. E dicevo, poi giusto l'altra sera ho cominciato alle 10:30. Quando ho finito di scrivere erano le 3 di notte, proprio ho perso la concezione del tempo, e ho scritto parte, cioè diciamo il riassunto, quello che praticamente succede nella prima serie. Ok. È un fumetto post-apocalittico, quindi scenario post-apocalittico, perché a me piace molto la fantascienza post-apocalittica. Sì, certo. Questo sposto quella. Vabbè. Ah, ok, che c'è più due turni. Sì, vabbè, chi se ne frega. Sì, tanto. Quindi, ragazzi, vedete, io questo anche per ricollegarmi a quello che stavo dicendo prima, che mi staccherò da YouTube lo vedo soltanto come un divertimento, perché YouTube è un impedimento su quello che voglio fare davvero nella vita. Sì, è semplice. Lo stesso discorso, diciamo che anch'io prenderò YouTube più come un divertimento e uno svago, come ho detto prima, per lo stesso motivo fondamentalmente, quindi non siamo spariti, non spariremo probabilmente, magari se ogni tanto, però ogni tanto riappariremo, no? Un po'. Sì, come la sorpresa di Leon, che per questi 4-5 video è riapparso, poi non ho idea per quanto non lo rivedrò. Cosa c'è di qua? Si parlava di liquame, quello di qua. No, quello lì è l'alieno smodellato. Sì, ma io non... Dove devo andare? Ah, dentro forse. Ormai ho perso la concezione del gioco. Sì. Cavo un'ora di video. Sì. Vabbè, a parte... E niente, per concludere, no, Lucca Comics 2017, ci saremo assolutamente, sì. Fra l'altro io sarò un cosplay, io, Tra voce quello, sì, vai. Vai, lo dico anche a voi. Quest'anno si porterò un cosplay dall'anime Attack on Titan, però Shingeki. Non vi dico Shingeki no Kyojin, vabbè sì, Attacco dei Giganti, Shingeki no Kyojin, chiamalo come vuoi, insomma. I tizi con la giacca marrone? Però non vi dico quale personaggio, perché sennò è troppo spoiler, cioè. Tanto comunque questo video non lo vedrà nessuno per un'ora, vabbè. Nessuno guarderà un video per un'ora, quindi. Comunque... penso che ci andrò in cosplay, cioè tutti i giorni che vado a Lucca penso di andarci in cosplay, quindi solo questo volevo dirvi. Te anche te sei in cosplay? Sì, io per colpa del mio ex titolare, che invece che pagare il giorno di paga stabilito dalla legge, pagava sempre a fine mese, in culo a chi deve pagare anche le bollette, letteralmente. A fine mese proprio il 31 a mezzanotte? No, il 28. Però insomma... Da 10 al 28 c'è un bel salto, sì.
e mi sono saltate tutte le commissioni, altrimenti avrei dovuto portare personaggio X di Mass Effect, già costume commissionato, dovevo tutto quanto, dovevo giustamente pagare, però sì. Siccome giustamente quello ha detto ok, il progetto c'è, mi basta stampare i fogli per poi ritagliare i pezzi per farci le armature e tutto quanto, però giustamente mi serve almeno l'anticipo. Certo, sì, sì, certo. Per i materiali, ovvio, no, sì, va benissimo. Per la produzione, sì, sì. Però mi raccomando, cerca di fare una cosa in tempi brevi, perché ho un sacco di altre persone che mi chiedono cose per Lucca Comics e quindi non riesco a accontentare tutti. E ho detto guarda, io ho appena trovato lavoro, appena è esploso, vedi? Ah, vabbè, sì. Io ho appena trovato lavoro, appena ho il primo stipendio, concludiamo, insomma. E grazie a questa persona molto scorretta che ritardava apposta. Poi, guarda che quando io ci andavo a parlare di Leo, i soldi, non si faceva trovare, oppure se era in ufficio, mi faceva dire che non c'era. Poi quando io tornavo in sala, perché lavoravo in albergo, tornavo in sala a sistemare la sala, lo vedevo uscire dal parcheggio con lo scooter. Ma questa cosa anche con gli altri la facevo? Con tutti! Ma è da denuncio questa roba. Capito? Vabbè, quindi dicevo, grazie a questa persona mi sono saltate tutte le commissioni e allora io ho dovuto fare una cosa veloce. Quindi se la persona con cui ho commissionato un fucile è l'unica cosa che sono riuscito a commissionare e riesce a farmela in tempo, io porterò il protagonista di Fallout 4, però con la giacca, vestito quello con la giacca in pelle e jeans, che è un vestito che si trova nel gioco. Sì, sì, sì. Tipo quando vai dai gatti atomici, soltanto senza il disegno dietro. Volevo farmi commissionare anche la spallina, ma purtroppo non c'è tempo, quindi forse... Ormai poi manca pochissimo. Manca un mese neanche, meno di un mese. E poi porterò una versione originale dello Psycho di Borderlands, mi dovrò alternare con questi due personaggi. Non posso portare di nuovo gli Anapliskin perché mi si è rotto il fucile e farmi commissionare il fucile si andava per maggio lontano, e sì, allora sì. Niente. Se vedete un cosplayer di Shingeki no Kyojin con questi capelli, questa faccia, praticamente vi ha appena spoilerato, non mi serve perché tanto... Però hai spoilerato il personaggio. Vabbè, tanto... Tanto da qui a Lucca Comics non ce la faranno a prepararlo, se ti volessero copiare, quindi... Sì, infatti, no. Oddio. Anche perché ci hanno tutta l'attrezzatura 3D, le spade, insomma, c'è un po' di attrezzatura da costruire, insomma. Niente ragazzi, praticamente volevamo fare questa chiacchierata e non so io, come dice il titolo, no? Ultimo video con Leon, non lo so, perché al di là del Lucca Comics e di YouTube, lui alla faccia mia lavora, anche se part time, io d'inverno no, però comunque sì, abbiamo cose più importanti, cioè a questo punto lo possiamo dire, almeno sì, io dopo 8 sì, anni lo posso dire che ho cose più importanti di YouTube a cui pensare. Certo, come è normale che sia, insomma, sia vedendo, normalissimo. Perché se metti caso io avessi anche 50.000 iscritti, 80.000 iscritti, perché non potrei dirlo, perché comunque sia sono numeri comunque. Sì, insomma, sono numeri importanti comunque, fanno perché massa. Io guarda, dico più l'ultima cosa su YouTube e poi chiudo, ma è una cosa che mi ha fatto veramente bruciare l'anima dalla rabbia. Io ho visto persone che su YouTube sono nate tipo nel 2015, che sono nato nel 2008, ok? Quindi il canale Vrex Games è nato nel 2015. Persone che hanno portato su YouTube i miei giochi preferiti. No, niente in contrario, non sono l'unico, non sarò l'unico, va benissimo, ognuno può portare quello che vuole. Io ho visto persone portare Mass Effect, per esempio, sbagliare completamente i nomi, spiegare malissimo la storia, oppure dire che il razziatore che attacca Eden Prime nel primo Mass Effect è l'Araldo. Certo, è la Sovereign, è mia nonna. Cioè forse sì, magari tu non hai seguito molto, vabbè, praticamente cose assurde, insomma, sì. Cose che non stanno in cielo né in terra. Portano Borderlands, l'altro mio gioco preferito, e lasciano indietro tutti i segreti, tutte le varie achievement che puoi sbloccare, e la gente li riempie di complimenti dicendo che sono dei pro, che sanno tutto di Mass Effect o di Borderlands. Io che cerco di non rendere, cioè magari lo so che lo sto prendendo sul personale, ma io mi sento
ma perché ci tieni, no? Ci tieni tanto sì, questa cosa. E per questo cerco di creare un contenuto che non sia noioso e al tempo stesso che lasci un ricordo. Qualcosa che non è chiaro, io te lo spiego, magari metto il punto interrogativo che lo spiego nell'altro video. Sì, sì, sì. Di fare anche un collegamento. Questi video non vengono visti. E quello che supera di visibilità, gradimento e tutto quanto, sono e long play di 2 ore, 3 ore, 4 ore in silenzio, nessuno che commenta, quello che gioca, a che gusto c'è? Io non la capirò mai questa cosa. Quindi ho detto basta, non ne posso. Cioè, è inutile impegnarsi così tanto per un qualcosa che non ti ritorna. E non sto parlando delle persone che ci vogliono bene come Anemone, Virtual, Cleopatra, se arriverà alla fine di questo video lunghissimo. Infatti è un'ora e non lo so, però vabbè, è un free talk che ci stava, non l'abbiamo mai. Sì. Anzi, anch'io non l'ho mai fatto così, a meno, tranne quando ho parlato male di John Shirley. Per dire, anche i miei giochi preferiti sono giochi non commerciali. Anche quello fa leva, diciamo. Lì mi fa un po' ridere perché quando mi dicono se è il tuo è un canale di nicchia. Nicchia in toscana vuol dire gnagna, figa. Sì. La nicchia sì, è quella, sì, sì, sì. Quindi quando mi dicono nicchia mi fanno un complimento perché sì, in certo mi garba senso, la nicchia, cioè, quindi sì, giochi sì, di nicchia, ok. Però i giochi di nicchia non vanno. Purtroppo no. Mass Effect, purtroppo. Poi che poi la community, poi quella italiana fa schifo, però vabbè, la community è dominata anche da persone che dicono guarda questo gioco qui ha fatto, questo gioco è ok, un gioco, vabbè, quando è stato fatto? 2006, ma che schifo, è un gioco vecchio. Vabbè, quello. Mass Effect 3 è uscito nel 2012, è vecchio, fa schifo. Vecchio no, assolutamente, cioè per loro magari è vecchio. Sì. Perché devo guardare il gameplay su un gioco vecchio? Anche Mass Effect, non sono poi così tante le persone che lo conoscono in Italia, eh. Certo, se li stiamo a contare superano magari 10.000 persone. Ora, se larghi. Sì, magari sì. Ora io non lo so sinceramente. Però 10.000 su scala nazionale sono pochi. Eh sì. È piccola la community. Se uno dice Minecraft lo conosce il 99%. Sì, vabbè, ma quello è super super conosciuto, cioè copre un range di età dagli 8 anni fino ai 30 anni, penso, cioè lo conoscono tutti ormai. Poi siccome molte persone poi è stato super pubblicizzato, l'hanno fatto su Xbox, su PS4, pubblicità su pubblicità, youtuber su youtuber, capito? Tutta una serie di fattori che poi calcola che su YouTube da sempre vanno più le cose stupide che quelle serie, no? Molte persone giudicano gli YouTuber come fenomeni da baraccone. E molte persone che guardano YouTube confondono il personaggio con la persona che sei effettivamente nella vita di tutti i giorni. Siccome una cosa che io ho sempre avuto paura è di essere scambiato per quella persona che la gente vede su YouTube e non per come sono realmente. Sì, nel senso, ho capito. Incontro quella persona, te sei quello che fa le fa le scoregge con le fiamme, non l'ho mai fatto, sì, un esempio. E ho detto, no, un momento, io ti risponderei, va, un momento, quella cavolata l'ho fatta per fare un video stupido, io mi metto a dar fuoco ai peti nella vita reale. Cioè, sono cosciente di quello che faccio. Una persona magari dice, sì, però allora quando è che rifai un video qui dai fuoco a un altro peto? E la gente rimane lì, non riesce a uscire da queste quattro mura del suo cervello. Io non voglio diventare un fenomeno baraccone, cioè una persona che mi associa a qualcosa di stupido fatto esclusivamente per avere i numeri di YouTube. Sì, sì, è vero, ma è una cosa succede che tutt'oggi, sì, sì, a tante persone, tanti YouTuber. Mi garba fare, ogni tanto mi garba fare lo scemo, lo stupido, mi diverto anche io. Sì, vabbè, ogni tanto ci sta, sì, sì. Però, ma tipo anche con gli amici così, faccio qualche battuta dello stupido, insomma ci sta al momento dello scherzo. Sì, ogni tanto sì, ma come tutte le cose, no? Ci vuole equilibrio, nel senso. Però è un modo di scherzare molto differente da quello che uno fa su YouTube. Eh sì, quello sì. Cioè, nella vita reale sei la persona reale, su YouTube sei il personaggio. Le persone intelligenti ci arrivano a capirlo, le persone che se non è che sono stupide, semplicemente se ne fregano. Sì, infatti, se ne fregano
di quello che sei e magari ti prendono per vero quello che vedono, semplicemente. E poi niente, io come ho già detto su YouTube va tantissimo il flame, cosa che io non ho mai voluto entrarci. Anche su di me hanno fatto tante volte tanti flame, io che copiavo altri quando si vedeva benissimo che lo stile era diverso, oppure con queste persone mi ci sono già chiarito e è stato caricato poi anche un video in cui si vedeva che mi ci chiarivo, però non lo dico per fare flame, dico semplicemente che queste persone ovviamente non mi hanno mai fatto paura, ma è perché io non ho mai risposto alle loro provocazioni, perché io ho già risposto, ho già chiarito le cose, le ho già dette, c'è un video a prova di questo fatto, non sento il bisogno di dovermi ripetere su una cosa che ho già detto. Se poi la gente effettivamente interessa sapere cosa è successo e farà le proprie ricerche, siccome il 99,9 delle persone non gliene frega, continuerà a credere alla persona che ha più iscritti, più egemonia pubblica. E a me non me ne frega, perché io le cose le ho già dette, non sono Vrex in questo momento, ma sono Jonathan, sono una persona che ha sempre detestato ripetersi. Su YouTube è una cosa, perché se tu sei uno iscritto nuovo e non conosci video vecchi, allora ogni tanto faccio un riepilogo o ripeto una cosa che ho già detto tempo fa, ovviamente per aggiornare magari il nuovo iscritto. Sì, sì. YouTube è una cosa, la vita reale è un'altra. Niente. Sì, no, vabbè, su questa divisione però, sono d'accordo, nel senso. Però sono due cose completamente differenti. Però quindi, se fai flame fai i numeri. La gente ti segue, perché parli male di qualcuno? È gossip, sì, quello lì è. È inevitabile. Sì, ti dicevo, è un po' come il gossip nel mondo dello spettacolo. Alla fine fai tanti ascolti, fai audience, capito? Quindi è quello. E siccome è una cosa che io non ci ho mai voluto entrare e continuerò a non volerci entrare, vabbè, niente, morale della favola. Noi continueremo a sentirci quando i nostri impegni lo permetteranno, cioè vabbè, a parte che io gli scrivo un messaggio, sì, quando lui può mi risponde. Sì, 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 molto tranquillamente, sì, sì. Cercheremo anche di organizzarci a altre uscite come ai vecchi tempi. Magari ci sta anche. Faremo, sì, ritorneremo a fare qualche car vloggino. Sì, 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 ci sta. Molto easy, sì, magari, sì, una sera che si va o al cinema a mangiare la pizza. E niente, poi ci sta che per l'appunto torneremo a fare qualche video insieme. Però ecco ragazzi, non saremo più collegati anzi, questa volta parlo per me. Sì, certo, certo. Parlo. Che lui, quando andrà via da questa stanza, tornerà alla sua vita, ai suoi impegni, a quello che fa, ai suoi studi e anche al suo lavoro. Certo, se tutto quanto, la vita alla sua vita. La vita, sì, la mia vita, insomma. E io, anch'io tornerò a fare le cose che effettivamente voglio fare, agli hobby che spero effettivamente si trasformino in un lavoro che mi possano portare anche a avere un futuro. YouTube non sarò più attaccato a programmazioni. Farò video quando li voglio fare, quando ho voglia di portarli. Semplicemente questo, sì. E quindi niente ragazzi, basta. Conclusione. Va bene, grazie per averci seguito. Per quelli che ci hanno sopravvissuti, che ci hanno seguito. Non volevamo fare soltanto un video di lamentele, ma volevamo comunque rendervi partecipe di ciò che accade. Di tutto quanto, sì. E perché praticamente YouTube non rappresenterà più una priorità, vi metto le virgolette. Sì, sì, sì. E niente, non moriremo. Sì, sì. Tanto poi, vabbè, io vi invito comunque, se volete contattarci, iscrivervi alla pagina Facebook, che tanto quando l'abbiamo fatta non ci ha mai contattato nessuno. Vabbè, quindi, però la speranza è l'ultima a morire, dai, diciamo. Poi vabbè, io starei qui a parlare anche altre 5 ore di fila, però penso che vi abbiamo rotto le scatole abbastanza. Perché in questo caso non erano né Vrex né Leon a parlare, ma erano Jonathan e Leonardo. E sì, un piacere, dopo. Sì, è vero. ci siamo presentati dopo la creazione del canale. Sì, hai visto. Vabbè, alcuni di quelli che già ci seguivano anche sui social già li sapevano. Infatti, i nostri, sì, sì. Poi io che ti posto proprio Leonardo. Della tag. Sì, ma tanto che me ne frega. Sì. Cioè, tanto alla fine non è che. Che poi lui becca le fiche, io no. È esagerato, cos'è? Quando facciamo i video insieme, te becchi anche i ragazzi. Sì? Ti ricordi quello che ti ha fatto i complimenti perché avevi i muscoli? No, chi era?
detto, ma veramente? Sì, sotto il video quello del 15 agosto, ma Leon come fa a essere così grosso, no, pompatissimo? No, non è vero. Sì, e certo non te lo ricordi? L'hai anche commentato. Non è vero, magari no, non ci credo. Sì, ora ritrovarlo, buono. No, sì, sai quand'è? Non me lo ricordo. Ma un ragazzo proprio. Un ragazzo, sì. No, ma c'era stato un equivoco, no. Era stato un equivoco. Tutti vecchi uomini e donne. No, no. Non ci credo, non me lo ricordo. Cioè, mi ricordo che qualcuno aveva commentato, ma. Oppure le ragazze, guarda com'è carino Leon. No, vabbè. Dai. Anche questi. Cioè, qualcosina sì mi ricordo che commentavano, però nulla di che. Cioè. Ma perché praticamente tu hai l'aspetto del cucciolo, no? Il modo di parlare da mezzo addormentato, sì, un pochino, sì, vabbè. Diciamo un gli occhioni, po' come posso dire, il modo di fare un personaggio sciallo, un personaggio così, perché buono. Noi all'inizio abbiamo preso i simboli del Paragon, il Paragon e il Renegade, abbiamo preso all'inizio, che sono il buono e il cattivo, no? Giusto? No, non proprio entrambi. Sono buoni entrambi, solo che uno è più diretto nelle cose e l'altro cerca un po' più la soluzione diplomatica. Sì, quelli sono un po' i simboli che ci rappresentano, perché io odio girare intorno alle cose, aspettare i comodi degli altri. Lui invece è quello più, ma dai, no, aspettiamo un altro po', insomma, mandiamogli un messaggio, cerchiamo di capire di chiarire, come chiarire. Sì, un po' più diplomatico. E così, il poliziotto vuole, poi vai avanti, che a me viene da ridere. Esatto, sì, proprio qua. Una cosa del genere. E qui infatti avevamo provato a portare queste nostre peculiarità caratteriali sul canale. Sì, come posso estremizzarle, no? Queste un po'. Sì, sì, renderle simpatiche. Per un po' ha funzionato, per carità. Sì, sì, sì. Però dopo, quando abbiamo cominciato a portare i giochi dal bidone, ci siamo trovati d'accordo entrambi. E quindi non c'era più il Paragon e Rene, che c'era. Esatto. C'era. Noi e basta. Un incontro, sì, sì. E quindi, boh. Vabbè. Sì, da quando abbiamo registrato questo video non ho idea di quando uscirà, però. Sì, ma ci metterai 2 giorni a caricarlo. Sì, però ci sono tutti gli altri gameplay che abbiamo fatto. Sì, prima sì. Quindi non ho idea di quando questo video uscirà sul canale. Uscirà per Halloween. Sì, vabbè, uscirà dopo Luca Comics probabilmente. Bello, parlare di Luca Comics dopo che è finito. Infatti, sì, sì. Scusa, cosa veloce. Ti ho interrotto. No. La cosa che mi ha fatto ridere poi ultimamente è gente che è ancora convinta che io sono a Londra. Ah, è vero, perché è ripartito, eh. Ma come, non si sono aggiornati forse? Io ho fatto 5 vlog di una decina di minuti, no? Che spiegava il nostro viaggio, 5 vlog che raccontano ciò che è successo in 3 mesi. E tutti gli altri post, i video che ho fatto, no? Poi arriva la gente che mi fa: io ti seguo sempre, ma quando torni in Italia? E questa gente qui mi verrebbe ragazzi, staccagli la testa con un morso. Ma magari se lo scorda, non gli è arrivato il feed, hai capito? Noi ci vediamo al prossimo video. Sì, se questo video uscirà morti, se questo video uscirà prima di Luca Comics, ci vediamo a Luca Comics. Se uscirà dopo Luca Comics, o ci siamo già visti o non ci vedremo mai più. Esatto. Hai riassunto tutto praticamente, tutte le possibilità. O se no, vi prendete un albergo a Pietrasanta e ci facciamo un raduno con i mini raduno. Vi faccio vedere la nostra città, la mia città rurale. Perché lui abita da un'altra parte. Esatto. Abita una città, in un paese nelle vicinanze, in provincia di Lucca, generico. C'è la mia città, c'è un'altra città e nel mezzo c'è il suo paesino. Sì, generico, questo proprio. Lasciamoli nel dubbio, che è meglio. Sei in Molise, stai. Esatto, nel Molise esiste, tra le nostre città. Casa mia non esiste. Il gatto non esiste. Il gatto. Il tuo gatto, quello che scappa sempre. È un gatto del Molise il suo. Vabbè. Sì, è vero. Per questo vlog, per questo video, insomma, è tutto. Non sappiamo quando torneremo insieme, però vi invitiamo comunque a lasciare attiva l'iscrizione a questo canale, perché ogni volta che caricheremo un contenuto vi apparirà ovviamente la notifica e quindi sarà anche una sorpresa, insomma, vedere un nostro video dopo un po' di tempo. Esatto. E potrebbe essere piacevole. Sì. Esatto, quindi per concludere noi vi salutiamo
da Jonathan e Leonardo è tutto. Noi ci becchiamo al prossimo video. Alla prossima. Noi ci becchiamo. Ma nella fine della video ci becchiamo. Tum! E qui schermo nero come le vecchie chiusure ignoranti. Sì, proprio. Ma quanto erano belle le chiusure ignoranti di un tempo.